Apriamo come sempre la puntata con l'oroscopo musicale di Silvia Pagni. Oggi è un compleanno di una grandissima musicista, ma anche produttrice. Bentornati a tutti all'oroscopo musicale. Oggi è il compleanno di una grande cantante e produttrice discografica, famosissima per il suo Casco d'Oro. A Modena nel 1946 nasceva Caterina Caselli. Di persone che in Italia capiscono di musica come Caterina Caselli ce ne sono veramente molto poche. Cantante straordinaria, interprete originale e pionieristica, ribelle nell'animo e manager con i fiocchi, ha saputo fare prima la storia della nostra musica cantando e poi lanciando artisti eccezionali, in generi anche molto distanti tra di loro. Papà Francesco Caselli era un salumiere e mamma Giuseppina una magliaia. La sua adolescenza però venne segnata per un tragico evento. Il suo papà si suicida nel 1960 quando Caterina aveva appena 14 anni. Dopo un breve periodo di gavetta, trascorso suonando il basso nei primi complessi che si esibiscono nelle balere emiliane, a 17 anni partecipa alla rassegna Voci Nuove di Castrocaro, arrivando in semifinale. In questa occasione conosce Gigliola Cinquetti, di cui diviene amica. L'anno successivo, dopo aver firmato un contratto con la CGD della famiglia Sugar, si mette in mostra al Cantagiro, con Sono qui con voi, versione italiana di Baby Please Don't Go di John Williams. Il colpo di fortuna per Caterina Caselli, pensate, arriva nel 1966, quando Adriano Celentano, che si doveva presentare al Festival di Sanremo con il brano Nessuno mi può giudicare, lo scartò e si presentò con il brano Il ragazzo della via Cluck. Questo brano scartato dal grande Adriano Celentano, Nessuno mi può giudicare, fu affidato alla bellissima Caterina Caselli, che lo cantò con Jane Pitney. Sfiora la vittoria, arriva seconda dietro Dio come ti amo di Domenico Modugno e Gigliola Cinquetti, ma diventa il brano più venduto della Kermesse, insieme a quello di Celentano. E per 11 settimane questo brano rimane in vetta alle classifiche italiane, aprendole le porte del musicarello e anche del cinema. Sull'onda di questo successo discografico, il regista Ettore Maria Fizzarotti la chiama per girare l'omonima pellicola sentimentale con Laura Evrikian, Nino Taranto e Gino Bramieri. Nel 1966 Caterina Caselli trionfa al Festival Bar con il brano Perdono. Sempre nello stesso anno, il regista Ettore Maria Fizzarotti la sceglie come coprotagonista del film Perdono con Fabrizio Moroni e Nino Taranto. Nel 1969 torna a Sanremo, cantando in coppia con Johnny Dorelli Il gioco dell'amore, arrivando in finale e piazzandosi all'ottavo posto. Nel 70 si sposa e dopo il matrimonio con l'editore Piero Sugar dirada l'attività, continuando comunque a cantare ancora per qualche anno. Alcune curiosità.
Il suo famoso casco d'oro venne ideato dagli stilisti Bergottini come chiaro omaggio ai Beatles. Ha combattuto anche una grave malattia, un tumore al seno, riuscendo però a superare il momento così tanto terribile. Ha partecipato anche al brano Domani 21.04.2009, dedicato alle vittime del terremoto dell'Abruzzo. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Vi aspetto domani. Un grande ciao da me, Silvia Pagni.